Allora, continuiamo la nostra trasmissione, andiamo speditamente stasera. Benvenuto all'onorevole Gino Ioppolo. Grazie, buonasera a tutti. Da un po' di tempo ci ha traditi, ora è ritornato qua. Da io morire. non tradisco, io non ho no, assolutamente. <ride> non conosci questa parola. No. Allora, eh, si preparano giorni, settimane, certamente non facile alla Regione Siciliana per varare entro il 30 aprile prossimo la finanziaria eh, regionale, che tanti patemi d'animo sta facendo passato, passare al nostro amato presidente crocetta il Quindi, tema è che non ha ancora il bilancio ha abbozzato no? eh, si, si è imposto un percorso davvero incide ma in incidentato, un incidentato Ma voglio dire non siamo a ridosso della scala non siamo eh. anche al a ridosso c'è però coincide una, con la passione, di cristo. Una, Sarà una passione eh, no, di cristo non confondiamo non confondiamo le cose perché Cristo potrebbe davvero offendersi. offendersi. Eh, Crocetta ha annunciato di avere già deliberato la legge di stabilità, ma non il bilancio. Eh, le due cose, eh, non sembri una eh, finezza tecnica, devono andare di pari passo, sono sempre andate di pari passo, non possono non andare di pari passo. Lui invece eh, sostiene... Che l'Assemblea regionale possa intanto varare, esaminare la legge di stabilità e occuparsi del bilancio dopo. La verità qual è? Che il bilancio non lo si sta elaborando in Sicilia, a Palermo, negli uffici della ragioneria della regione siciliana. Ma il bilancio glielo stanno mettendo in sesto a Roma e a Roma rilevano che mancano. 3 miliardi e 600 milioni per fare quadrare il bilancio, cioè una, una robetta, una robetta da nulla. Crocetta continua a viaggiare, eh, è costretto, come molti siciliani, a compiere i viaggi della speranza. Va a Roma tutte le settimane, si ferma due giorni, due giorni e mezzo, tre giorni. Insieme a lui l'assessore eh, Baccei, il proconsole, il commissario. La verità è che se lo Stato italiano, il governo nazionale non sgancia 3 miliardi e mezzo, questo bilancio non si potrà quadrare, far quadrare. E quindi per non farsi dire di essere estremamente in ritardo, pretenderebbe che comunque le norme, cioè la legge di stabilità, possa essere esaminata a prescindere dal bilancio il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana secondo me assai correttamente ha dichiarato, gli ha detto gli ha Ardizzone. fatto sapere, forse gli ha scritto Ardizzone, l'Onorevole Ardizzone che questo non è possibile e che la Commissione bilancio e l'Assemblea regionale siciliana esamineranno contestualmente contemporaneamente sia la legge di stabilità che il bilancio il tutto entro il 30 di aprile e quindi siamo in attesa che i documenti il governo li mandi in Parlamento. Onorevole, si pensa, si vocifera con concretezza comunque questa ipotesi, che Renzi appunto su questa partita del bilancio che è dettato dal suo proconsole Baccei, l'assessore alle finanze, voglia, eh, voglia tenere sullo spiedo praticamente Crocetta, nel senso che vorrebbe portarlo con le spalle al muro per mandarlo a casa e così instradare il suo proconsole siciliano che si chiama, si chiama Faraone, Faraone. Mm. E, e, però, e però Renzi manda mm. il proconsole Baccei vuole instradare il suo proconsole Faraone mm. ma io mi chiederei Renzi della Sicilia che idea ha a parte il guaio che si sono autoinflitto i siciliani eleggendo oh, Crocetta due anni e mezzo fa, presidente della regione, ma quali altre colpe Renzi deve fare pagare alla Sicilia, ai siciliani? Eh, deve fare pagare la colpa che siamo uniti. Può essere politicamente. Può una essere strategia. politicamente tutto. Mm. E mi dispiace che questo avvenga. Perché, se per un NERSO può accelerarsi, può essere accelerato il percorso del rinvio al mittente di Crocetta, quindi del suo ritorno alle sue attività, io mi auguro che ne abbia, che ne abbia qualcuno, liberando la Sicilia da questo governo davvero inadeguato e incapace. Dall'altro verso però bisogna dire che tutti questi giochi dentro il Partito Democratico si traducono alle spalle ai danni del popolo siciliano perché si tratta di un intrigo, si tratta di una trama dentro il Partito Democratico che scarica le proprie contraddizioni o le proprie mire di potere sulla società siciliana. Io capisco che politicamente Renzi possa avere questo interesse, come capisco che Renzi possa avere l'interesse a portare ad elezioni anticipate anche il Parlamento nazionale per avere finalmente una investitura popolare. Capisco le trame politiche, ma non le condivido quando queste poi ridondano, si riflettono a disfavore e a danno delle popolazioni che dovrebbero essere amministrate, che dovrebbero essere governate e che invece eh, sono in una palude, si ritrovano dentro una palude di inattività perché le trame politiche hanno il sopravvento sulle buone prassi amministrative di governo. Onorevole Ioppolo, sei stato eletto Presidente della commissione d'indagine interna, diciamo, sugli accreditamenti della sanità privata alla sanità, alla sanità privata. Un sì. argomento quanto mai ostico e <ride> eh, pericoloso da toccare, diciamo. Beh, insomma, Delicato, è, certamente, è certamente un versante della sanità siciliana mh, estremamente rilevante. La commissione sanità della quale faccio parte, come ormai molti sanno, ha deciso di dare vita ad una sorta di altra commissione, di sottocommissione, eh, che è rappresentativa ovviamente di tutti i gruppi politici, delle forze politiche, le quali hanno, bota loro, e le ringrazio per questo, ho voluto indicarmi ed eleggermi alla unanimità quale presidente coordinatore di questa commissione che dovrà verificare lo stato della compatibilità delle cliniche private, delle strutture private tutte, da quelle di laboratorio a quelle di radiologia a quelle eh, cliniche, eh, rispetto ai dettami della legge ed anche rispetto alle convenzioni che sono sottoscritte con la regione siciliana e che si pensa, non tutte ovviamente, io mi auguro nemmeno, non molte, non siano perfettamente in regola con la legge e con eh, i dispositivi delle convenzioni. È un lavoro impegnativo, domani, martedì, insedierò alle 15 questa commissione, i colleghi sono tutti motivati eh, nel tentativo di fare luce su quello che è un comparto assai importante e rilevante della... Sanità siciliana che è affidata alla gestione di imprese private, perché sono imprese private, rappresentano sostanzialmente qualcosa come un quinto, tra un quarto e un quinto della sanità pubblica del siciliana, perché su circa 16-17 mila posti letto oltre 4 mila sono gestiti in Sicilia dalle cliniche private, questo è un dato che nella sua semplicità ma anche nella sua oggettività dà la misura del, della rilevanza, dell'imponenza del fenomeno della sanità privata in Sicilia. Gino, uno degli argomenti a proposito di sanità che attanaglia un pochettino il territorio ma che preoccupa particolarmente Mazzarrone, Niscemi, Caltagirone primo fra tutti, e eh, questo insediamento della Rems eh, al Bosco di Santo Pietro nel, nella struttura di Santo Pietro, cosa che dovrebbe avvenire già da fine, fine mese marzo. Sì. Sì. Ecco, so che tu hai partecipato proficuamente a un convegno organizzato da Pro Santo Pietro, l'associazione Pro Santo Pietro. Mh, ecco c'è un dibattito. In... Credo una, che ormai i giochi sono una fatti. Scelta, una scelta: I giochi sono fatti però, voglio... negativa mm. e deleteria. Non ho avuto mai nessuna esitazione sull'argomento. Credo di essere stato il primo a porre con atti ufficiali, con un atto ispettivo, una interrogazione. Il tema. La regione decide senza ascoltare nessuno, senza sentire nessuno né i rappresentanti dell'amministrazione locale né i rappresentanti Beh, delle, i delle associazioni né i cittadini né i residenti né la città di individuare in una parte del patrimonio edilizio eh, di eh, proprietà pubblica ma adesso bisognerà vedere se si tratta di proprietà regionale o di proprietà comunale perché proprio in questi ultimi giorni Alcune misure catastali fanno sorgere molti dubbi e su questo incideremo anche in queste, in queste giornate: di eh, individuare questa nostra parte del territorio per la ubicazione delle residenze eh, di eh, emergenza, per la esecuzione delle misure di sicurezza. Sono le strutture che sostituiscono gli ospedali psichiatrici gli giudiziari che a loro volta avevano sostituito i manicomi giudiziari. Si tratta di strutture sulla cui valenza, sulla cui validità c'è tutta una scuola di pensiero di noti e famosi psichiatri che la mette totalmente in discussione. C'è forte preoccupazione tra i residenti perché si tratta ovviamente di soggetti molto molto problematici, tutto questo, secondo me, contrasta con una idea che dovrebbe essere assai diversa di sviluppo socio-economico non solo del borgo della frazione di Santo Pietro, ma di tutta una vasta zona, di tutta una vasta area che deve puntare ovviamente sull'agricoltura, sul turismo compatibile su alcune strutture sportive compatibili con la vocazione di quel eh, territorio. Tutto questo nasce l'insoddisfazione che è abbastanza diffusa per una scelta assolutamente calata dall'alto in maniera del tutto dispotica, del tutto antidemocratica perché qui non si è mai visto un incontro organizzato dall'assessore alla salute, organizzato da organi e uffici regionali per convincere della bontà invece della decisione. Giustamente tu dici, forse oggi siamo proprio con l'acqua alla gola. Può darsi che sia così, e se è così, che la regione si attrezzi per fornire a quella parte del territorio e a questo distretto in genere delle misure compensative rispetto al danno che oggettivamente una struttura di questo tipo riuscirà a comportare nel giro di poco tempo. Gino, andiamo speditamente, ma non posso non approfittare dell'occasione della tua presenza, Gradita, per toccare un Grazie. argomento, eh, prima di addentrarmi sui fatti localistici. Eh, C'è oggi l'argomento politico. Eh, uno degli argomenti politici più importanti è quello che investe la destra. Che cos'è la destra italiana? Eh, in questi mille rivoli che ci sono. Da, Dall'estrema destra, a mio avviso, che si chiama Salvini con la Lega, con Casa Pound e compagnia, eh, Fratelli d'Italia. Ma per tenerli sempre più a destra, no? per Fratelli d'Italia, poi ci metterei Forza Italia, poi Nuovo Centrodestra. Eh, ecco, voglio dire, la destra oggi a un momento di crisi è molto variegata. Non si capisce bene che cosa è la destra. Tu nel DNA sei. L'uomo che qui da noi è, è, è l'essenza, diciamo, della destra. Che idea ti stai facendo? Perché ma io non so se questo sono... è un problema, no? No, voglio no, dire, della destra, no, nel senso no, che no, la tua storia è nobile: quella della destra, senza mm, scelte no. né di centrodestra né di centrosinistra né di estrema destra né niente, di destra. La destra non può essere. A secondo le opportunità e le evenienze tirate, a destra questo. a sinistra. Non ne abbiamo mai parlato. Però, credo, tu sei questo. stato uno assieme a Nello Musumeci, che hai pagato conti salati anche dal punto di vista della parabola politica, però per coerenza ti sei sempre mantenuto nella destra. Ecco, quindi se qualcuno dovesse cercare un punto di approccio o di appoggio eh, solido dove costruire qualcosa che sia di destra, indubbiamente. Dovrebbe farlo con Gino Ioppolo e con Nello Musumesci. Ecco questo. oggi che, una, ti, vabbè, non ti non ringrazio so, per questo. Mio, per avanzo un caffè, <ride> assolutamente. Un caffè. Anche tu. Però è questa la storia. Ecco oggi la destra ha una grande crisi Beh, di identità, intanto, intanto... di indirizzo, di leadership. Diciamo ecco, chiamiamole come vogliamo. La realtà è che c'è una destra che non c'è, eppure l'Italia ha avuto sempre una vocazione destroide, diciamo, di centrodestra, diciamo. moderata. Moderata, ecco. Allora, mm. è una domanda eh, lo so, molto articolata so che ti piace complessa. tanto, mi piace tanto questo. Però tenterò di rispondere in maniera eh. schematica. Intanto io non credo di essere l'essenza della destra. Che è un uomo che è rimasto coerentemente in una posizione. Me lo vuoi cercare un altro di destra, di destra sociale e nazionale? Però altro perché la de ce ne sono tanti altri. Ce ne sono alcuni altri. Vabbè, vabbè. Perché la destra uh, si presta a molte accezioni. Pensavi a fine. La destra che io ho sempre abbracciato è la destra nazionale e sociale. E dentro questo confine, ehm, vorrei dire tematico, dentro questa idea di destra, sono sempre stato, rimanendo convinto, seppur nel tempo maturando idee, convinzioni e quant'altro fa. Come dire, maturare, maturare una persona nel corso degli anni eh, delle, delle ovviamente eh, specificazioni molto, molto precise. Eh, la destra oggi non c'è come partito rappresentato a livello nazionale, ma la destra è nella società italiana o certo. perlomeno in una larga parte certo. della società italiana. Eh, una sciagurata iniziativa di un uomo politico che forse nella vita avrebbe fatto bene a fare altro, cioè Gianfranco Fini, ha fatto in modo che questa grande tradizione di destra politica nazionale e sociale, che si era configurata, concretizzata in oltre 40 anni in un partito di opposizione, molto bene organizzato e molto radicato nella società italiana che era il movimento sociale italiano che poi divenne alleanza nazionale ed era giusto che diventasse alleanza nazionale cioè che si modernizzasse tempi, diciamo. cioè, anche in anche talune simbologie in diciamo. taluni linguaggi e che soprattutto accogliesse come finalmente un successo quello di essere chiamato a governare, perché certo. l'MSI non aveva governato, Alleanza Nazionale governò. Questo partito, questa tradizione oggi non è più rappresentata, purtroppo, a livello politico e parlamentare e nella società e alcuni di noi, e ti ringrazio per quello che hai detto, io Musumeci, ma posso assicurarti tanti altri amici, in ogni angolo della, ho citato, della, ho citato voi per Sicilia, della Sicilia, rappresentano, modernizzandolo, attualizzandolo, questo, questo filone. Questa destra, nell'ambito di un centrodestra, è ancora qualcosa di più articolato, oggi il centrodestra nella sua concezione degli ultimi 20 anni, cioè nell'era berlusconiana, io non lo vedo più questo centrodestra, perché non vedo più il partito di Forza Italia al 30%, al 35% come è stato per tanti anni, non vedo più, ma questo è un fatto positivo, una lega relegata al nord perché Salvini... Che Parla alla pancia degli italiani, però parla un linguaggio che in questa fase gli italiani vogliono sentire parlare da parte di qualcuno. È un linguaggio in parte antieuropeo. Io non sono un antieuropeista, io sono un critico di questa Europa. Non prendendo detto l'estrema più è, è un linguaggio che però in una fase come questa raccoglie, sì. raccoglie del consenso. C'è un mondo centrista che anche questo vanta una grande tradizione politica che è diventato friabile, che non si riconosce più in un partito unico, ci sono cattolici, moderati, centristi un po' in tutti i partiti, il vero è che il centrodestra deve riscoprire ragioni per stare insieme, per discutere, per ricompattarsi, per ricostruire una politica, ma il tutto, e questa è la mia personale idea, con un forte senso civico, superando queste vecchie categorie di centrodestra e di centrosinistra, se si vuole di destra, di centro e di sinistra, perché oggi la gente invece, gli italiani, i siciliani, hanno bisogno di progetti, di governo, di politica seria e quindi di uomini che abbiano la capacità questi progetti di portarli avanti. E' quello che noi stiamo tentando di fare, mi scuserai lo spot, ma approfitto dell'occasione, che stiamo facendo con l'associazione Sarà bellissima, che è una splendida frase di Paolo Borsellino che eh, agli studenti ad un certo punto dice descrivendo la Sicilia del suo tempo che non è molto diversa da quella del nostro tempo e anche del tempo precedente, sì, ma un giorno sarà bellissima, sarà bellissima quando sarà sconfitta la mafia, quando sarà finalmente sconfitta la mafia. Noi abbiamo mutuato, preso a prestito perché ci crediamo fortemente, questa eh, quest immagine questo, che è più che uno slogan, è un programma, sarà bellissima partendo dal buttanissima Sicilia di Pietrangelo buttafuoco. buttafuoco e Musumeci, come annunciò a novembre a Palermo in una affollatissima assemblea in un albergo della capitale, eh, dopo 80 giorni per la verità sono stati un po' di più di 80 giorni, ma questo poco conta ritornerà l'11 di aprile nella sua Catania, nella nostra Catania, che è la capitale della Sicilia orientale per una grande manifestazione che stiamo organizzando e che rilancia non una candidatura che interessa fino a un certo punto, ma che rilancia un progetto che è un progetto di governo. Dopo il fallimento del governo del Partito Democratico e di Crocetta che hanno dimostrato di non saperla governare questa nostra terra di Sicilia. Gino, un'ultima battuta eh, Cartagiro. La Tua amata Caltegirone. Assolutamente. Eh, oggi è stata una conferenza stampa, è stata uh, firmata e depositata stasera in Consiglio Comunale presso la segreteria del Consiglio Comunale la mozione di sfiducia. Mm, ecco il momento: sai, è inutile che faccia la cronistoria, no. diciamo, tutta la vicenda. bilancio. Mandato, seguo, seguo ecco, quotidianamente penso. quello, quello <ride> che accade nella nostra città. È non solo a livello politico, a livello amministrativo, ma ovviamente anche e soprattutto a livello di società calatina. Beh, io credo che si sia arrivati ad una fase, ad un momento nel quale bisogna prendere alcune decisioni. E forse le decisioni potrebbero essere prese da più di un soggetto, da più di una persona, da più di un organo istituzionale. Io in questi mesi sono stato molto, molto rispettoso ed è giusto che fosse così perché ho un ruolo istituzionale, che è un ruolo che mi fa dialogare con tutti, per fortuna, nella mia città, nella nostra città, e di questo sono davvero grato a, a tutti. Devo però dire che la bocciatura del bilancio, credo il terzo tentativo di bilancio riequilibrato avvenuto, Avvenuta la bocciatura giovedì scorso, nelle prime ore del giorno di venerdì alle 2 alle due e mezza sia uno spartiacque tra un prima e un dopo. L'attuale amministrazione ce l'ha messa tutta, ha tentato come ha potuto, ma un bilancio riequilibrato non esce fuori, non è emerso. I consiglieri comunali nella misura di 16 contro 8, due astenuti e qualche assente, mi pare che siano questi sì. i numeri: ha ritenuto di bocciare una ipotesi di bilancio autodefinito, definito riequilibrato, ma che da quello che mi è stato detto e da qualcosa che, che, sono... che ho potuto vedere non era, non era riequilibrato. Questo meccanismo innesca una serie di conseguenze, che purtroppo possono portare allo scioglimento del Consiglio Comunale, possono portare alla mozione di sfiducia. Io ne traggo una conclusione politica, anche qui di buona politica, credo. Intanto prendiamo atto che il Consiglio ha bocciato questa terza ipotesi di bilancio riequilibrato sulla motivazione che il riequilibrato non fosse. Grazie a diversi consiglieri comunali che, eletti non nel centro-sinistra, si sono poi convinti che le ipotesi di bilancio prospettate e proposte dall'amministrazione comunale non potessero essere accolte. Per essere ancora più chiaro, se i consiglieri comunali che furono eletti tre anni fa in uno schieramento che non era quello di centro-sinistra, anche se lo schieramento che sostiene Bonanno in fin dei conti non era nemmeno uno schieramento di centrodestra, era uno schieramento, era uno schieramento <ride> politico, civico. C'era l'autonomia, c'era una parte di Forza Italia del PDL, ma non tutto. Insomma, un'aggregazione. Bene questi consiglieri comunali. Hanno secondo me dimostrato grande, grandissima onestà intellettuale nel comprendere, nel capire che forse ci voleva qualcosa di diverso e qualcosa di più per riequilibrare il bilancio, per fronteggiare quella che era stata una scelta non so quanto condivisibile del dissesto finanziario e così via dicendo. Se questi consiglieri giovedì, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, non avessero votato contro il bilancio, il bilancio sarebbe passato. Quindi onore e merito a quanti, dimostrando autonomia di pensiero, libertà di azione, hanno ritenuto di votare secondo coscienza e secondo coscienza hanno votato bocciando una ipotesi di bilancio che adesso innesca tutto un meccanismo che secondo me dovrebbe, potrebbe portare, mi auguro non alla nomina di un commissario perché i commissari sono sempre, sono sempre dettati dalla fredda e dura logica dei numeri, eh, ma certo si è messo in moto un meccanismo che dopo tre anni segna davvero un, un passaggio tra un prima e un dopo. Bene, chiudiamo questo spazio. Onorevole Ioppolo, ti auguriamo un buon lavoro, ci vediamo Grazie. certamente tra fine e inizio prossima settimana, se non altro per gli auguri anche di Pasqua, e quindi sentiamo buone nuove che arriveranno da Palermo. Con molto Grazie all'onorevole Gino Ioppolo, ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.